organizzatori, in particolare il professor Romano, pensato a me per questo intervento. Sicuramente sono stato coinvolto non in qualità di esperto del diritto sportivo, perché non sono un esperto del diritto sportivo, ma probabilmente perché mi sono occupato scientificamente del tema della cittadinanza. Quindi ho dovuto, diciamo, al costo di questo convegno, cercare di riferire un po' di sportivo, l'ho fatto anche proprio grazie al manuale, insomma, del professore. Io adesso ancora l'ho trovato veramente chiaro. Parlare a questo punto, insomma, della giornata, dopo questi interventi, presentano un vantaggio, perché tante delle cose che ho cominciato a dire sono state già dette, sono state dette sicuramente meglio di io, quindi insomma stare qui a ripetere sarebbe inutile. Quindi diciamo che al costo di sembrare un po' caotico nell'esposizione, ho pensato di cercare di tagliare, ridurre al minimo tutti i passaggi della relazione che avevo preparato, che andrete inevitabilmente a ripetere cose che sono già dette. Questo implica innanzitutto, insomma, che vi insegnerò la premessa e cercherò di essere il più breve possibile. L'ordinamento sportivo esprime sia la funzione del superamento della statualità, offrendo molti spunti di riflessione agli studiosi del diritto globale, sia al tempo stesso l'esaltazione della personalità. Già che il carattere competitivo di cui è permeato presuppone che la competizione si svolga tra rappresentative nazionali. È proprio questo, credo, poi il motivo per cui sorge tutto questo problema che noi stiamo trattando. La disciplina del tesseramento è stato detto affidata agli statuti e ai regolamenti delle federazioni, che riservano anche le sentenze di condizionamento che provengono dalle federazioni internazionali. Abbiamo visto che ci sono limiti a fissare il tesseramento dei cittadini stranieri, specialmente se di minorità. La razza di queste limitazioni risiede nella necessità sia di tutelare gli interessi delle società e delle associazioni sportive nazionali e l'interesse alla valorizzazione dei livelli nazionali, sia nella necessità di tutelare gli interessi degli stessi minori stranieri. Alcune federazioni internazionali, è stato riportato il caso della FIFA, pongono limiti al tesseramento dei minori stranieri per evitare il fenomeno del cosiddetto traffico internazionale di calciatori di minore età, in quanto succede poi talvolta che questi minori, una volta compiuta la maggiore età, qualora non riescano ad inserirsi nella carriera calcistica professionistica, poi vengono abbandonati dalle società e si ritrovano privi di possibilità per la vita di inserirsi sociale, nel frattempo non hanno coltivato a sufficienza la dimensione scolastica o quella professionale. Va da sé che quando viene rifiutato l'inserimento di un soggetto, il fatto di essere straniero, può sorgere contenzioso. E qui allora l'interrogativo che da ministro a ministra mi pongo immediatamente è: qual è il giudice abilitato a conoscere delle controversie nelle quali si faccia questione del diritto ad essere tesserato? È il giudice amministrativo o è il giudice ordinario? L'analisi della giurisprudenza non consente di avere una risposta univoca a questo interrogativo. La giurisdizione amministrativa sembrerebbe sussistere in ragione della previsione dell'articolo 133, lettera Z del codice del processo amministrativo, a senso del quale, come noto, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie che sono oggetto di atti del CONI o delle federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelli inerenti ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni e aziende. Facendo l'applicazione di questa giurisdizione, tal Lazio ha ritenuto, ad esempio, sussistente la propria giurisdizione nella nota controversia che vedeva contrapposta la FIP, cioè la Federazione Italiana Pallacanestro, e il cestista Alan Scampanato, figlio del celebre Macampanato, a causa del diniego imposto dalla federazione del suo tesseramento in qualità di atleta di formazione italiana, secondo la definizione che era stata ricordata prima dal corso del 68. Campanato era certo di italiano, ma in seguito al divorzio dei suoi genitori si era trasferito in America, dove il giudice americano aveva risposto che dovesse risiedere fino al compimento della maggiore età. Campanato, pur essendo cittadino italiano, si era formato dal punto di vista sportivo negli Stati Uniti, il che, secondo il regolamento della FIFA, costava il suo tesseramento come atleta di formazione italiana. E l'importanza di essere tesserato come atleta di formazione italiana era legata evidentemente alla possibilità di beneficiare della riserva numerica prevista per questi atleti delegati. Dopo che il TAR aveva accettato il ricorso proposto da Campanato contro il rifiuto del tesseramento, appunto, osservando che il regolamento della FIFA era legittimo, la loro richiesta è legittima,
legittima l'autonomia della formazione italiana anche con riferimento ai cittadini italiani e non solo con riferimento agli stranieri, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del giudice di primo grado, affermando che il requisito della formazione tecnica in Italia rappresenta un requisito più ragionevole, perché contraddice lo scopo in vista del quale è stata introdotta la riserva numerica, perché anziché tutelare lo sport nazionale e la crescita professionistica dei giovani giocatori di talento, tutela prevalentemente gli interessi economici delle società. La norma presenta, quindi, secondo il Consiglio di Stato, anche profili di incompatibilità costituzionale e comunitaria, dando luogo a discriminazione alla rovescia, nel senso che l'atleta italiano, formatosi tecnicamente all'estero, è discriminato senza alcuna possibile giustificazione rispetto all'atleta straniero formatosi tecnicamente in divano nazionale. Tanto interessante che analizzare la sentenza della realtà del Consiglio di Stato, il TAR dice che è assolutamente legittima il regolamento della FIFA, il Consiglio di Stato dice è palesemente irragionevole. Questo suggerirebbe di evitare certe volte l'uso di certi avverbi, insomma, che nel diritto sono sempre un po' fuori. Allora, in un altro caso, più recente, il tribunale ordinario di Palermo si è occupato del caso di un minore extracomunitario che pare di essere tesserato presso la FGC per disputare il campionato giovanissimo. La FGC non aveva, credo, rigettato la domanda di tesseramento, ma si è rigettata proprio secondo le modalità previste dagli articoli del tribunale di sport di articoli 19 e 19 bis del regolamento FIFA, trasmettendo la richiesta alla sottocommissione internazionale, che è questo organismo della FIFA competente ad autorizzare l'esseramento internazionale di minori proprio per evitare che questa cosa di cui si parlava, accettando se sussistono le quattro condizioni definite, diciamo così, che consentono di esserci dei minori extra, cioè stranieri. Ebbene, il giudice palermitano in questo caso ha ritenuto che pur non avendo la FGC possono essere sfruttamento se considerato come discriminatorio, proprio perché non aveva legato l'esseramento ma si era attenuto alla procedura internazionale, tuttavia occorre che il discriminatorio fosse l'assenza di un documento quadrato in termini di tempo comportava la condizione di questa procedura, per cui l'attesa, diciamo, del controllo da parte della federazione internazionale avrebbe diciamo impedito la procedura di tesserarsi in tempo utile per poter disputare il campionato. Il tribunale di Palermo ha ordinato immediato questo caso. Quindi, perché il tribunale è ritenuto convinto della giurisdizione? Perché l'azione in questo caso è stata promossa ai sensi dell'articolo 84 dell'immigrazione, cioè c'è un apposito di mezzo in un'azione contro la discriminazione, che sì, che poi in realtà è stata superata, ma comunque è sempre un'azione contro il è stato formulato, è stato riformulato. Si tratta sempre di un rimedio specifico attivabile da parte del giudice ordinario a tutela del diritto non essere discriminato per ragioni di tempo, la razza, l'etnia, la religione, l'esame della cittadinanza. In questo caso, perché diciamo l'oggetto del giudizio è proprio il diritto a non essere discriminato, si ritiene che sia stata la giurisdizione, si ritiene che sia stata la giurisdizione del giudice ordinario. Per cui possiamo concludere nel senso che in questa materia c'è una sorta di doppia giurisdizione, doppia tutela giurisdizionale, che non è un fenomeno, diciamo così, del tutto assente nell'ordinamento, ci sono anche altri casi. Questa è un'applicazione particolare, cioè dipende sostanzialmente da quanto viene strutturato il ricorso, che può essere incardinato tanto dal giudice amministrativo, facendo leva sull'articolo 3, lettera Z del codice del processo amministrativo, tanto quanto dal giudice ordinario. Per quanto riguarda il contenuto specifico della nuova disposizione, molte delle cose sono state dette, la norma presenta insomma degli elementi sicuramente di criticità che ne rendono auspicabile il superamento attraverso una revisione insomma legislativa. Si fa riferimento al concetto di regolare residenza. Questo concetto di regolare residenza è vero che i minori non possono mai essere presenti sul territorio dello Stato illegalmente, ma possono esserci irregolarmente dal punto di vista dell'istruzione anagrafica, cioè attraverso della regolarità della prestazione, dei registri della popolazione esistente che sono del soggetto. Abbiamo utilizzato il concetto di regolare residenza, ma quello di residenza legale che invece troviamo nella legge 91/1992, e che poi nel regolamento di istruzione di questa legge, la legge sull'acquisto della cittadinanza, sulla cittadinanza italiana, viene declinata nel senso che per residenza legale si intende non solo la residenza di chi è in regola con titoli di legittimo, non solo
ma anche chi abbia effettivamente continuità nelle istituzioni nazionali. Il motivo per cui scelsi di occuparmi di cittadinanza e di residenza è legato all'esperienza personale, incontrovertitamente una persona che, straniera, normale era venezuelana, che svolgeva, lavorava come operativa sociale accompagnata all'Università di Rio Serra, dottorato di ricerca, l'Università di Roma 3, accompagnata per la società. Era presente sul territorio italiano, ma quando si è trasferito da Roma, non aveva subito denunciato, diciamo, il trasferimento ai registri della popolazione residente, all'anagrafe, e poiché il suo, diciamo, precedente padrone di casa, aveva poi denunciato la sua persona che non si aveva più in casa sua, il comune di Roma l'aveva cancellato perché non aveva la popolazione residente. Quindi lui aveva un intervallo di 3 mesi in un periodo di decennale di residenza effettiva sul territorio nazionale, senza anche regolare, e a causa di, questo, di questa interruzione dell'opportunità della sessione anagrafica, quindi doveva attendere il nuovo termine decennale per la e questa norma che è stata trattata da 12 amministrativi è estremamente rigida, per cui effettivamente è sufficiente che ci sia un intervallo nella continuità delle sessioni anagrafiche a chiudere la questione della cittadinanza. C'è da dire che nel 2013 il legislatore ha operato un prodotto principio per cui non è rimproverato di altri due, di una decisione di prodotto proprio per tutelare la situazione del minore, per cui se il minore risulta regolarmente residente in quanto i genitori rimangono temperati, no, sulla, sulla regolarità della situazione anagrafica, allora non gli può essere legato di dare la cittadinanza se dimostra di aver subito effettivamente il territorio dello Stato attraverso altri elementi. Ebbene, io credo che la norma della, di cui la legge 12 del 2016 debba essere interpretata anche in chiave sostanziale, non in chiave formale, come si fa con la residenza legale della cittadinanza. Per cui sì, si deve presentare un certificato anagrafico per poter esercitare questa, questo diritto, ma non sarà necessario accettare effettivamente la continuità delle istituzioni anagrafiche, quindi il requisito veramente formale, se poi comunque si è in grado di dimostrare di avere comunque ricevuto continuità sul territorio dello Stato. Tra l'altro la norma parla di coloro che abbiano ricevuto almeno tanto compimento del decimo anno, ma non si capisce se la norma richiede comunque che al momento della richiesta di inserimento questa residenza sia stata continua. Sembra che si deve assumere di sì. Però la norma non dice, normalmente viene detto che la residenza deve essere continuativa, ma il legislatore fa riferimento a questo requisito, potrebbe anche sostenere se una persona risiedeva in Italia per il decimo anno di età, poi si è trasferito a 11 anni in un altro stato, poi fa ritorno in Italia, e lei si è trasferito a 13 anni, insomma magari possa effettivamente ottenerlo, almeno se la risulta anche favorire il massimo grado di integrazione. Per quanto riguarda il modo in cui la disciplina si coordina con la legge contenuta nella legge 91/92, il tema che è acquisto della cittadinanza, beh, anche qui insomma, qualche difficoltà si incontra. Perché? Perché le modalità principali di acquisto della cittadinanza per chi non sia figlio di cittadini italiani sono l'essere nato in Italia, quindi si è tutto continuativamente fino al compimento del 18° anno di età, e l'aver risieduto, diciamo, sul territorio dello Stato per almeno 10 anni, in qual caso si può chiedere la concessione della cittadinanza. Però questi due procedimenti sono molto diversi, cioè, mentre nel primo caso chi è nato in Italia e ha risieduto fino al compimento del 18° anno di età rende una dichiarazione per acquistare la cittadinanza italiana senza alcuna nazionalità a capo dell'amministrazione in ordine al riconoscimento di questo status. Nel caso invece dell'acquisto per naturalizzazione, cioè di chi abbia ricevuto per 10 anni in Italia e chiede la concessione della cittadinanza, si ha quella massima discrezionalità, come già ricordato il professor Iotto, cui effettivamente la concessione della cittadinanza viene considerata come un atto di alta. Ebbene, le due cose che vengono in considerazione sono proprio queste, cioè il tesseramento di una fatto, ossia il compimento del 18° anno di età, viene presentato in stanza per
dichiarazione di cittadinanza fino a termine del 1950. Chi la potrà presentare? O chi è nato in Italia, d'accordo? E che quindi a compimento di 10 anni in Italia, avendo sempre risieduto in Italia, può effettivamente avvalersi del meccanismo, diciamo, previsto dall'articolo 4,2, oppure chi sia risulti residente in Italia almeno dal compimento dell'ottavo anno, perché per arrivare a completare il servizio nazionale, al compimento di 10 anni di età, si deve avere, diciamo, la residenza almeno dall'ottavo. Per cui in realtà se questo riferimento ai 10 anni, diciamo, all'età di 10 anni, si concilia male con la possibilità effettivamente di ottenere la cittadinanza. Un'ultima questione che concludo. Credo che molto del successo di questa norma dipenderà dalla spiegazione della giurisprudenza comandante. La giurisprudenza è prima della giurisprudenza per dire la giurisprudenza, perché sempre è la giurisprudenza, immaginando una cosa un po' per quello, però è il senso che poi non è che sempre ogni decisione segue un ricorso. È chiaro che se nell'esercizio di quell'altro, la professionalità di un'amministrazione gode di decidere a chi concedere la l'amministrazione deciderà di acquisire rilevanza il fatto che questa persona ha svolto magari anche un attività, e quindi questo è un elemento che depone nel senso della sua integrazione nella comunità statuale di riferimento. Beh, allora sì, è chiaro, questo porto potrà diventare effettivamente un fattore, diciamo, di implementazione del grado di integrazione del nostro ordinamento nei confronti, insomma, di cittadini. Se invece l'amministrazione prima e l'influenza poi diventeranno pressoché influente questo fattore e continueranno a attribuire la nostra importanza magari al fattore virtuale, non avviene, è così, certo, è vero, è così, cioè verso la cittadinanza viene concessa su base sensuale, cioè se tu hai il diritto di ad assicurare che non graverà sulle finanze pubbliche, allora può essere concessa la cittadinanza. Sono queste le motivazioni che si ritengono nei procedimenti amministrativi ma della cittadinanza, non è che non è cittadinanza, perché lo Stato ritiene che non sia, diciamo, corrispondente all'interesse pubblico e concede la cittadinanza per fare la comunità di mezzo. Allora, se una persona attraverso l'attività sportiva riesce a ottenere un processo di maturità, magari già a dimostrare un reddito perché è un campione, quindi riesce già, insomma, a svolgere l'attività sportiva a livello professionistico, allora questo potrebbe essere un elemento di cura dovrebbe concedere la cittadinanza. Temo però che comunque il processo di maturità, essendo poco, ovviamente hanno già la possibilità di produrre un reddito, per peggiore di una produzione continuerà ad essere di sostanziale insomma. Su questo a mio avviso, insomma, è necessario continuare un'attività di sensibilizzazione. Con questo vi ringrazio.